25 punti nelle ultime 12 partite, terzo posto e l'intenzione di non fermarsi. Alla guida del Foggia, rivelazione nel gruppo C di Serie C, c'è mister Marco Marchionni, arrivato sulla panchina rosso-nera a ottobre, a poche ore dall'esordio in campionato contro il Potenza. L'allenatore di Monterotondo non ha dubbi sull'importanza della tappa foggiana nella sua carriera. È un grande trampolino di lancio, nel senso che secondo me forse neanche mi rendo conto, diciamo, di cosa può essere, però è pur vero che alla fine ho deciso di iniziare questo percorso perché ne avevo tanta voglia, c'è tanta passione, è un percorso che voglio fare e devo ringraziare comunque il direttore che mi ha dato questa opportunità e che ha creato comunque un gruppo che sta dimostrando poi alla fine il vero valore, perché all'inizio si pensava pensavano tutti che il Foggia potesse essere la squadra materasso del campionato. Dopo i primi 5 turni i punti del Foggia erano solo 3. La ripartenza ha avuto il via l'1 novembre nel derby vinto per 1-0 sul Bari. Di lì Curcio e soci si sono fermati una sola volta nel KO di Teramo. C'era un po' di sconforto, i ragazzi erano delusi dall'inizio, dalle prime partite. Poi invece dopo il Bari diciamo che hanno capito che non potevamo essere quelli, hanno iniziato a creare il gruppo che poi ha permesso di fare questi tipi di risultati. 40 anni, Marchionni entra nel filone di allenatori emergenti e giovani che si stanno mettendo in luce in Italia. Pirlo e De Zerbi sono esempi in A, Paolo Zanetti lo è in B. Sono sempre società che devono credere soprattutto su un profilo giovane, perché non è facile, perché alla fine è normale che quando si è un giovane allenatore si è un po' esperti e quindi una società si deve fidare delle proprie intuizioni. Diciamo che qui a Foggia per ora ci sono riusciti, io sono contento. Il 2021 del Foggia ha avuto il via con l'1-1 dello Zaccheria contro la Juve Stabia. Oltre a quella del campo, a gennaio si gioca una partita parallela, il calciomercato. Io mi fido della società, la società ci ha parlati, sanno di quello di cui abbiamo bisogno e io devo soltanto concentrarmi sul campo, e per quanto riguarda il mercato bisogna interpellare Nini Corda perché ha creato veramente un gruppo forte. Intanto è entrata nel vivo la trattativa per la cessione del club. La cordata, capeggiata dall'imprenditore cinematografico Francesco Di Silvio, ha fatto un'offerta al patron del Foggia Roberto Felleca e all'amministratore delegato Pelusi. I due soci sono pronti a vendere il 60% delle quote, mentre l'altra socia, Maria Assunta Pintus, sta decidendo cosa fare del restante 40. Marchionni resta concentrato sul terreno di gioco. Prossima tappa a Catania. Spero che sarà una bella partita, perché comunque noi vogliamo un po' riscattare il primo tempo di lunedì che non abbiamo fatto bene, però poi la squadra si è ritrovata, ha cercato di mettere in difficoltà la Juve Stabia, che secondo me è un'ottima squadra e che gioca veramente un bel calcio. Il Catania è composto appunto da giocatori forti e bisognerà stare attenti.